ragazzi, e bentornati al Gormiti Show! E ciao amici e ciao Giada, che bello rivedervi, sono davvero contentissimo di essere tornato al Gormiti Show. Però Giada, mi fa strano essere così lontani. Sì, anche a me, però la voglia di tornare a divertirci insieme a voi era così tanta che siamo tornati con le giuste precauzioni. Eh sì, dovete sapere amici che io e Giada non ci vediamo da quando è iniziata la chiusura. Ma Giada, senti, sono un pochino curioso. Cosa hai fatto durante questo lungo periodo? Ma ho fatto tantissime cose. Allora, sì. Ho letto tantissimi libri, ho visto tante serie TV e film. E poi soprattutto mi sono esercitata con la baby dance. Aiuto! Ho inventato dei passi nuovissimi. Ecco, è meglio che non me li insegni, perché magari faccio dei disastri. Invece io, allora, ti faccio l'elenco di quello che ho fatto. Allora, ho mangiato tantissime cosine. Strano, non l'avrei mai detto che tu mangiavi. E poi ho letto, perché anche a me piace tantissimo leggere. Poi tra l'altro fa molto bene, soprattutto alla creatività e alla fantasia. Ho ascoltato la musica, ho guardato i cartoni animati, ho guardato il Gormiti Show. Soprattutto mi sono allenato nella... In cosa? Adesso te lo dico. Nella mia arte magica. Cioè mangiare? Senza avere mal di pancia? No, è un'arte segreta. È un'arte segreta? Io sono curiosa, me lo puoi dire? No, è un'arte segreta, Giada. Segreto non te lo posso rivelare, sennò che segreto è? Facciamo che è un segreto che possono sapere tutti quanti. Questa sì che è una bella idea, un segreto che possono sapere tutti quanti. Ehi, se è un segreto che possono sapere tutti quanti, non è più un segreto. Ma è un segreto tra di noi, Vabbè, mi stai confondendo, va bene, te lo dirò e ve lo rivelerò. Allora, ecco. Dai, che sono curiosa. Sono un pochino invidioso. E cosa? Sono un pochino invidioso. Invidioso, okay? Ma sì, di cosa? Di te, perché tu sei brava a fare le magie, schiocchi le dita, fai apparire tutte le cose, fai apparire i dinosauri. E allora mi sono voluto anche io. Mi sono ho studiato la magia per diventare un mago vero. Un mago vero? Sì. Ma davvero? Sì, un mago vero. Ma che magia sai fare? Ne vuoi vedere una? Sì, sono troppo curiosa. Ci penso. Dai. Va bene. Oh, eccoci qua amici, wow. Siamo pronti per fare le magie. Benvenuti al Johnny Magia Show. Johnny, stai un pochino esagerando. Forse. Dai, fammi vedere questa magia. Ok, facciamo subito una magia. Sì, però aspetta Giada, non è l'abbigliamento giusto. Perché? Vedi che perché io ho la giacca da mago. Ah, ok, ci penso io. Ecco fatto, visto che bel cappellino da maga. Giusto, sei quasi una maga. Perché dico quasi? Perché quasi? Perché hai bisogno della vista magica. Sì, voglio la vista magica. Ok, ci penso io, ecco così. Perché stai vedendo, cioè, con questa vista magica? No. Posso vedere oltre i muri? Sì, guarda, puoi vedere oltre i muri. Ma perché fai così? No, è una vista magica. Comunque, allora, facciamo... Johnny, ma che occhiali mi hai messo? Questi non sono per la vista magica. No, sono bruttissimi. Però ti stanno bene. No, io voglio gli occhiali con la vista magica, dai. Va bene, dai, su, non piangere, ok? 3, 2, 1. Wow, che bello. Finalmente hai la vista magica con questi super occhiali. Grazie. Allora, adesso che hai i tuoi occhiali giganti, che puoi vedere anche oltre i muri, allora possiamo... Ah, giusto però, Giada, per fare le magie serve la bacca. Ma che bacca? Serve la bacchetta. Ah, è vero, giusto. La bacchetta la cerco nel mio baule magico. L'hai portata? Sì, non si sbircia. Aspetta, eccola, trovata, eccola qua. Trovata! Finalmente una bellissima bacchetta magica. Johnny, faremo le magie. Questa non è una bacchetta. Oh. È una carota questa. È una carota. Ah, ok. Aspetta, ce l'ho la bacchetta magica. Secondo me l'hai dimenticata. No, eccola, trovata. Eccola qua. Ma questa è una bellissima bacchetta. È un pettine questo. È un pettine per pettinare il tuo lunghissimo ciuffo. È vero. Allora mi questa. Sa che non sei proprio un vero mago. Allora, no, aspetta, la trovo la bacchetta. Ce l'ho sei qui sicuro da qui. Sì, allora facciamo così. Trasformiamo questo fazzolettino. 3, 2, 1. Ci può stare, visto? Ho fatto una magia. Ma sei davvero magico allora! Sì, ma la magia oggi non finisce qui, Giada. Non è semplicemente trasformare un fazzolettino in un bastone magico, ma... Guarda un po'. È una magia più grande quella che fai adesso. Questa è la magia più bella. Chiudere il baule. No, aspetta, mi sono dimenticato. Ecco qua. Ok, prendiamo un fazzolettino verde. Ok. Un fazzolettino rosso.
E aspetta che ho messo il giallo anche da qualche parte. In teoria, eccolo! E il fazzolettino giallo. Okay. Come i colori dei gormiti. È vero, come i colori dei gormiti, è vero, perché Lord Titano ricorda il... il giallo. Lord Carrion ricorda il... rosso. E Lord Electrion... il verde! Wow, ok, perfetto. Allora questa può essere chiaramente una magia gormitica. Abbiamo bisogno del tubo magico, ok? Ok. Ok, e della sua copertura, giusto, del suo coperchio. Allora, cosa faremo? Mettiamo Lord Titano dentro. Ok, poi Lord Electrion e... Lord Carrion. Ok. Cosa facciamo? Trasformiamo questi fazzolettini, va bene? Facendo così, 3, 2, 1. E cosa li trasformi? Niente. Ci provo, aspetta, 3, 2, 1. Wow, ma puoi trasformare qualsiasi cosa in gormiti! Eh sì, posso trasformare qualsiasi cosa in gormiti, hai detto bene, Giada. Ma sei davvero magico allora, sei davvero bravo. In questo mago. Lungo periodo di quarantena mi sono allenato in magia. Bravo, è veramente bellissima questa magia. Però adesso dai, giochiamo, va bene? Io inizio a prendere i gormiti. Okay. Oh amici, questo è un momento che mi piace tantissimo perché ti sfido, Giada, è inutile che mi guardi con quegli occhietti. Ti sfido io questa volta. Ma tanto, va bene, allora facciamo così, peschiamo, ok? Ok. Vai, inizia tu. Io scelgo questa parte. Ok, io scelgo questa, vediamo. Un po' di fortuna. Beh, sicuramente con un gormita come lui. Vediamo. Con Ultra Saburo, che adesso vi farò vedere. Aspetta che io devo tirarlo. Intanto fuori. Ho Ultra Saburo. Guardatelo con questa spada. Io invece spada. Ho trovato Xator. Con questa spada infuocata. Omega Xator. Così impari. Vabbè, ma è un cattivo, i cattivi perdono, lo sanno tutti. Vediamo. Allora, un po'. Sulla card ho il numero 7. Io sulla card ho il numero 7, anch'io. Ora. Il destino sta sotto il piede. Io lo sento che vincerò. Che numero hai, Gianni? Numero... numero uno. Come scusa? No, scusami, un po' di tosse. È il numero... Non l'abbiamo sentito bene. Magari ce l'hai anche tu, ho il numero uno. Oh, così 7 più 1 fa 8. Io ho il numero 6! Quindi, Gianni, ho vinto io! Hai visto che la mia magia ha funzionato? Per una volta finalmente ho vinto! Beh, ti è andata bene, ti è andata bene. Uffa, sai che non mi piace perdere. Beh, ogni tanto, scusa, tutte le volte che ho perso io! No, non mi piace questa cosa. Adesso guarda. Cosa stai facendo? No, non me lo chiedere, me la sto legando al dito. È meglio andare avanti. Oh amici, siamo arrivati al momento della bacheca gormitica! Come vedete siamo a distanza per precauzione sì. E abbiamo deciso di mostrare i vostri disegni e le foto insieme questa volta. Giusto. E per motivi di spazio abbiamo dovuto scegliere soltanto un disegno per ognuno di voi. Eh sì. Allora Giada, come sappiamo fare in modo ordinato, iniziamo a leggere dedica e disegno, piano piano uno ciascuno. Ok. Vai, inizia tu. Inizio io. Sì. Allora, ci scrive Stefano Sanchez. Ciao, sono Stefano, siete fantastici e vi invio il mio disegno. Voidus contro Carrion. Spero che lo farete vedere nella prossima puntata. Grazie, ciao a voi. Ed è proprio questo qui. Bellissimo. È bellissimo, hai visto quanto è colorato? Ma l'ha fatto col pennarello, vero? Con eh i pennarelli sì. Vado avanti io. Allora, Lorenzo Iero ci manda questo simpatico disegno dove siamo... E siamo noi. Siamo io e Giada insieme a Riff. E adesso vi spiego chi c'è di fianco. Ciao Johnny e Giada, mi chiamo Lorenzo. Sono uno scrittore di libri per bambini, ma prima di tutto un grande appassionato dei gormiti. Perciò mi è venuta una bella idea. Ho fatto incontrare Malambruno, il folletto del Galles protagonista del mio romanzo fantasy, con Riff, uno dei guardiani dei gormiti. Ovviamente ho aggiunto anche voi, in modo che possiate fare le presentazioni. Dedico il mio disegno a tutti i bambini che vi seguono e auguro a loro di continuare a sognare anche quando saranno grandi. Che bello, bellissima frase. Bravo. Il tuo disegno è davvero simpatico. È davvero molto bello. Proseguiamo con Alessandro e Riccardo. Sì. Ci hanno scritto: ciao Gianni e Giada, vi mando la foto mia e di mio fratello con la nostra collezione di gormiti. Spero che le pubblicate nuova puntata e che le mettiate sulla parete Meca. Eccola. Ciao da Ricky e Ale. E i disegni sono questo sì. E questo qui. Quindi ha disegnato Lord Voidus e Koga. Mattia ci manda questo
bellissimo Lord Electrion. Esatto. Ciao, mi chiamo Mattia, ho 5 anni, vi seguo sempre e non mi perdo nemmeno una puntata. Questo è il mio disegno di Lord Electrion, il mio personaggio preferito. Mi piacerebbe una volta venire al Gormiti Show. Un caro saluto gormitico, Mattia. Invece Alex ci scrive: vi saluto e siete bravissimi. Ci manda questo disegno qui. Che bello, cos'è? È simbolo dei gormiti. Che bello, bellissimo. Grazie. È stupendo. Ci scrive Nicolò: ciao Giada e ciao Johnny, mi chiamo Nicolò e ho 5 anni, mi piacciono tanto i video che fate e le avventure dei gormiti, in particolare i mecha e i combattimenti. Vi invio Koga, va bene che l'ho solo colorato e non disegnato? Spero che facciate vedere anche il mio disegno. Grazie, bellissimo, grazie. E va benissimo anche se l'hai solo colorato. L'hai colorato molto bene. La prossima volta disegnalo, così ce lo mandi. Giusto? Giustissimo. Io invece ho una bellissima foto da parte di Ale e Vitto. Eccoli! Questa qui. Wow. E ci hanno scritto: cari Johnny e Giada, siamo Vittorio e Alessandro, seguiamo tutte le vostre puntate e adoriamo i gormiti. Speriamo di riuscire ad incontrarvi al più presto, Vitto e Ale. Ma avete una mega... Mamma mia, sono un mega esercito, guarda, qui! Sono tantissimi! Ma torre mecha! No, basta, sono invidioso, Giada, ne hanno troppi. Ne hanno più di te, mi sa, Lo so, sì. Allora, ultimo, vado io, giusto? Ok, poi sono anche un'altra. Ah, ok, scusami. Ciao Johnny e Giada, sono Lucio, ho 5 anni e volevo farvi vedere la mia collezione di gormiti. Wow. Dietro la collezione ci sono io travestito da Lord Carrion con una mossa gormitica. Vi seguo sempre e siete bravissimi. Grazie! No, e la tua mossa gormitica? Mitica è fantastica. Vabbè, facciamola anche noi. Aspetta, io faccio, è un po' difficile, così credo che sia. Così, ecco, così. È così? Faccelo sapere. Grazie. Ultima fotografia. Ce la manda Claudio Onorati. Sì. Questa qui. Eccola. E ci scrive: ciao, sono Claudio, mi piace il vostro canale YouTube. Grazie. Il mio gormita preferito è Lord Carrion. Brava. Un bacio a Giada e un abbraccio a Johnny. E un abbraccio anch'io per te. Un mega bacione. Mattia Vaccaro ci manda questa super fotografia, ovviamente vestito dal mio Lord preferito, che è Lord Carrion, e io ti ringrazio per questo. Ciao, sono Mattia Vaccaro, sono molto fortunato perché avete già fatto vedere in puntata i miei disegni e le mie foto. Sono strafelice e vi ringrazio. Caro Johnny, il mio trucco di Lord Titano che hai mostrato nelle puntate precedenti me l'ho fatto la mia mamma. Aspettiamo il trucca bimbi di Ultra Lord Carrion, e sai cosa ti dico? Che lo farò e lo faremo nella prossima puntata, perché Giada mi farà da modella. Sì, per forza, lo devo provare su qualcuno. È giusto. E giusto. Intanto vi mando le mie foto di carnevale vestito da Lord Carrion. Grazie sempre, le vostre puntate sono meravigliose. Grazie mille per seguirci. Ma guardalo che bello che sei. È bellissimo, guarda anche la posa, proprio da gormita. Sei bellissimo, lo voglio fare anch'io questa posa gormitica. Ecco qua. Potete mandare tutte le vostre foto, video, dediche a gormitishow.gormiti.com. Noi le leggiamo e le mostriamo e li mostriamo tutti quanti i disegni. Giada, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sì, hai proprio ragione, però i nostri amici possono continuare a seguirci su Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Giusto. Niente, non ci resta che salutarvi e soprattutto mettete tantissimi like e condividete il video. Esatto, un saluto da Johnny e Giada. Ciao. Ciao. Bambini, un attimo, prima di andare via, volevamo dirvi che dopo domani sarà una giornata super speciale. Sì, è la giornata della festa della mamma, quindi preparate un bigliettino, un bel disegno da regalarle. Esatto, intanto che ci siamo, vogliamo fare gli auguri alle nostre mamme. Ciao mamma, auguri! Ciao mamma, auguri!